Penso che per sopravvivere bisognerebbe guardarsi negli occhi e capirsi senza parlare, abbandonare le sovrastrutture che ci imbrigliano e ci tengono in prigione, e la ragione per cui siamo vivi e soli è da cercarsi esclusivamente in quelle false promesse. Quante volte abbiamo detto per sempre, una manciata di secondi accatastati che non valgono niente, un firmamento di illusioni scolorite su uno sfondo scadente. E tutto questo ci fa domandare quanto dura un per sempre. A volte penso che la solitudine sia necessaria per scavare nei meandri oscuri della coscienza umana, assecondare tutte quelle sensazioni che si mescolano in fondo al cuore. E la ragione per cui spesso siamo in crisi è da cercarsi esclusivamente in quelle false promesse. Quante volte abbiamo detto un per sempre, una manciata di secondi accatastati che non valgono niente, un firmamento di illusioni scolorite su uno sfondo scadente. Tutto questo ci fa domandare quanto dura un per sempre. Oh, quanto dura un per sempre. Oh, con un per sempre evanescente ci giudichiamo inesorabilmente, con un per sempre che non si sente ci sgretoliamo in un recipiente, con un per sempre che dura niente ci allontaniamo inevitabilmente. E tutto questo ci fa domandare quanto dura un per sempre.